Pace e speranza a voi tutti, fratelli e sorelle. Saluto di pace e speranza a questa nostra società che io ho vissuto un cammino, ecco, ma una vita piena di spensieratezze, piena di comodità, piena di attaccamento alle cose del mondo, alla moda, al benessere, al comodismo. Pensavo a me stesso, ai miei amici, pensavo ai miei progetti, ma vedevo anche la sofferenza, vedevo l'emarginazione e tornavo a casa. Io mi accorgevo di avere tutto, mi sentivo in colpa, ma io cosa posso fare? Ma perché abbiamo i mezzi, le condizioni di aiutare e non aiutiamo? Ma i miei amici non mi capirono. Chiunque incontravo, cercavo di dirlo e mi ritrovai solo. Il 5 maggio del 1990, a 26 anni, non è facile lasciare tutto, unico figlio maschio della famiglia. Ecco, i miei, ho dato un dispiacere, un pensiero forte. Mio padre non ha accettato questa mia scelta, ma qualcosa ha voluto che affrontassi un'esperienza all'interno delle montagne della Sicilia, un periodo da eremita e poi un lungo viaggio a piedi fino ad Assisi da San Francesco. Ecco che ritorno a Palermo e non vado più a casa nelle comodità, ma vado a vivere alla stazione centrale di Palermo, tra i vagoni, le sale d'aspetto per aiutare quelli che la società chiama barboni, alcolisti, vagabondi, giovani sbandati, lo straniero e così via. Da allora è nata un'amicizia tale che oggi sono tre comunità, due maschili e una femminile, con più di 1000 accolti. Non è stato facile, perché le strutture, ci sono strutture tenute chiuse, abbandonate, e io ho chiesto un tetto, un riparo, un letto dove poter sistemare loro. E dopo tanto travaglio, umiliazioni, difficoltà, ecco il vecchio disinfettatoio comunale, che era chiuso 30 anni. Oggi è una casa che accoglie tanti, tanti di loro. Io ringrazio tutti quelli che ci sono vicino e anche di questa iniziativa, anche da parte, ecco, di questo cammino, ecco, cristiano, ma che è insieme con gli altri, senza distinzioni con nessuno. E allora sì, che possiamo risollevare questa società cadente.